un conflitto grande, non come una casa, come una banca. Una banca sulla quale è intervenuto questo governo, vicepresidente suo padre, fratello dirigente e impiegato, e lei, piccolissima azionista, non ci interessa il quantitativo, ci interessa la problematica politica, perché ministro Boschi, un ministro della Repubblica, deve essere al di sopra di ogni sospetto, e lei non lo è al di sopra di ogni sospetto. Ma pensate di prendere in giro un paese intero con i vostri cavilli, le vostre balle? Io non lo so quello che succederà, cioè chiaramente la mozione verrà bocciata, e dire verrà bocciata rafforzerà, a me non mi interessa. Il mio dovere di opposizione è portare il caso in aula, insieme ai miei colleghi, e dare anche subito delle soluzioni. Voteremo sì a questa mozione. Boschi, dimettiti e viva l'Italia nonostante questa oscena ipocrisia. Grazie. Grazie. No, non ci fidiamo del ministro Poletti, che in un 2 anni ha distrutto 40 anni di diritti dei lavoratori, non ci fidiamo del ministro Giannini che ha distrutto la scuola pubblica, non ci fidiamo del ministro Lorenzin che sta trasformando la sanità pubblica in sanità privata, non ci fidiamo del ministro Alfano, sentivo parlare di soldi stanziati per la sicurezza, non ci fidiamo del presidente Renzi che non sappiamo da chi è comandato, non ci fidiamo del ministro Boschi che qui si ergono tutti a difendere, lo stesso ministro che sta distruggendo la nostra Costituzione. Questo è il modo con il quale questa maggioranza sta governando questo paese, questo è il modo con il quale ogni volta viene chiesta la fiducia non a un Parlamento ma a un gruppo di persone che, pur di garantirsi forse la fine della legislatura, forse le elezioni nella prossima legislatura, ha votato qualunque cosa. Noi vogliamo parlare di un paese nuovo, vogliamo parlare di un paese gestito democraticamente da un Parlamento che possa ancora chiamarsi tale, vogliamo parlare di una fiducia che non vi daremo e che anche gli italiani avranno possibilità, se ci concederete di andare al voto, di dimostrare che vi hanno tolto fiducia già da tempo. Finalmente siamo riusciti a porre fine allo spreco di denaro pubblico per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Abbiamo permesso lo sblocco e l'elezione di 3 valide persone per quella che comunemente viene chiamata anche consulta. Perché la Corte Costituzionale è importante? Non solo perché è un organo fondamentale del nostro Stato, ma perché decide e si esprime sulla costituzionalità o meno delle leggi approvate dal Parlamento. Un esempio? La sentenza che ha abolito una parte della legge Fornero, che ha permesso il rimborso, almeno in parte, ai pensionati che ne avevano diritto. Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica Mattarella, mancavano nella Corte Costituzionale ben 3 giudici. I partiti hanno tentato costantemente un inciucio fra di loro. Perché non sono riusciti? Perché la nostra Costituzione prevede un quorum che non è il 50% più uno dei membri del Parlamento, ma i 2/3, ed è qui che il Movimento 5 Stelle a volte è determinante ed è riuscito con la propria caparbietà ad imporre un metodo trasparente, un metodo pulito. Ed è per questo che possiamo vantarci non solo di aver sbloccato questa situazione, ma di aver eletto, e ne siamo orgogliosi, una persona come Franco Modugno, che è stata la più votata fra i 3 giudici alla Corte Costituzionale. Ho lavorato duramente con molti colleghi nella Commissione Tax per cercare di indagare su questo scandalo che è scoppiato lo scorso anno, pratica che ha fatto per tanti anni il Lussemburgo, per far pagare fino a meno dell'1% di tasse alle multinazionali che entravano e entrano ancora con un tappeto rosso all'interno del Ministero delle Finanze del Lussemburgo. E quindi se noi non diamo una responsabilità politica in queste relazioni, dicendo che quali sono i paesi e chi sono i responsabili, Juncker ad esempio, Dijsselbloem, se non diamo la responsabilità politica a queste persone e non la smettiamo di sostenerle alla presidenza di questa Commissione Europea e degli europei, non avremo mai provvedimenti sicuri contro l'elusione fiscale. Quanto è importante la RAI? È molto importante. È così importante che occorre rapidamente per questo Parlamento approvare la legge e dare in fretta a questi famosi superpoteri e gestionali al nuovo superamministratore delegato della RAI, che in fretta, molto in fretta, dovrà nominare tutti i direttori di rete, i direttori dei TG, i redattori, i caporedattori e giù, anche i giornalisti, tutti quelli necessari a Matteo per tamponare la perdita di consensi e, come abitudine, disinformare la nazione.
Le nostre proposte sostanziali sono rimaste lettera morte. Avete bocciato i paletti, ve l'ho detto più volte, che avevamo messo come paletti di buon senso: non appartenere al Parlamento negli ultimi 5 anni prima di entrare nel CDA, non appartenere alla segreteria di partito, li avete bocciati tutti. Noi la cambieremo quando saremo al governo questa legge, ve lo garantiamo, e succederà presto. Per adesso annunciamo voto negativo. A volte da Bruxelles arriva anche qualche bella notizia, ed oggi sono contento di poter dire che finalmente, dopo tante sollecitazioni, tante interrogazioni, tante richieste che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea, è arrivata la risposta che i fondi europei si possono utilizzare per smaltire l'amianto. Adesso toccherà ai nostri portavoce nei consigli regionali, ma anche nei consigli comunali, sollecitare le rispettive regioni nell'applicazione dei programmi operativi regionali. Sono in questi programmi operativi regionali che devono poi declinarsi in veri e propri bandi per i cittadini, e quindi salvaguardare la salute dei nostri cittadini e fare anche occupazione, dando lavoro per bonificare i vari siti che purtroppo, soprattutto nelle regioni meridionali, sono molto ma molto inquinati. Allora, adesso la palla passa alle regioni. Sappiamo che questi fondi esistono e sappiamo pure che i nostri consiglieri regionali faranno il possibile per pressare le amministrazioni regionali per utilizzarli. Mentre lei, Presidente, esclude categoricamente un intervento militare dell'Italia in Siria, il nostro governo continua a stringere accordi con paesi che finanziano Daesh, con le monarchie del Golfo, in particolare Riyadh, in violazione della legge 185 del 90, che vieta la vendita di armi a paesi in guerra. Dopo tanti anni e tanti conflitti, è lecito chiedersi se armare quelli che possono diventare comunque tuoi nemici sia una cosa intelligente? È lecito chiedersi se accettare senza batter ciglio ciò che decidono la Francia e la Germania, travestite da Unione Europea, o gli USA sotto le mentite spoglie della NATO, ci porterà a fare veramente gli interessi del nostro paese? Da potenziale rottamatore, oggi si è trasformato nel garante degli interessi dei potenti, dei venditori di armi. Per la lotta al terrorismo si potrebbe creare un database centrale a livello europeo per condividere velocemente e istantaneamente informazioni base tra i diversi dispositivi intelligence europei. In Italia abbiamo il CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Si potrebbe suggerire in Europa di imporre a tutti i paesi qualcosa del genere. Spenga il tablet, Presidente Renzi. La finisca di giocare a taggare i terroristi. Le passo magari 3 hashtag per il prossimo tweet, se vuol provare ad essere veramente il presidente di tutti. Zero armi, più intelligence e Italia decide. Sono appena tornato da una settimana intensa, passata alla conferenza del clima a Parigi, la COP21. Quello che è uscito è un accordo non vincolante a livello internazionale, in gran parte basato sull'azione volontaria e sulla responsabilità comune ma differenziata. Ciò significa che consentiremo a paesi in via di sviluppo come l'India o la Cina di procedere con calma. Il patto avrebbe dovuto essere vincolante a livello globale, avrebbe dovuto porre un obiettivo chiaro: 100% di rinnovabili e abbandono totale dei combustibili fossili entro il 2050. Quello che passa è il principio della neutralità climatica, non quello delle emissioni zero. Neutralità climatica significa che continueremo a bruciare le fonti fossili e cercheremo un modo per annullarne gli effetti. Insomma, si tratta di un accordo debole, un accordo che può anche essere pericoloso, perché ci distrae e ci tranquillizza rispetto a un'emergenza che coinvolge l'intera umanità. In questi giorni in Parlamento stiamo votando una delle leggi più importanti dello Stato, la legge di stabilità. Perché è importante? Perché decide come utilizzare i soldi di tutti i cittadini. Durante questa legge i partiti adottano logica spartitoria per fare delle regalie, o quelle che vengono chiamate marchette, a destra e a manca, ad amici e parenti. Una delle marchette più grandi che abbiamo scoperto e denunciato è quella di un partito democratico che cerca di finanziare con milioni di euro, ripeto milioni di euro, la fondazione presieduta dalla moglie di un parlamentare del Partito Democratico, in questo caso il parlamentare Causi. Questo emendamento va stracciato, altrimenti diciamo ai cittadini che qui i soldi vengono semplicemente rubati. E così siamo riusciti ad eliminare questo assurdo spreco. Per questo Natale 2015 non potevo chiedere di ricevere o fare un regalo migliore di quello di veder trasformata in legge gli screening neonatali. Questo è il regalo che faccio a tutte quelle famiglie che hanno visto i propri bambini
soffrire di malattie che in realtà sono curabili e che oggi su tutto il territorio italiano nei primi 3 giorni di vita potranno essere individuate, potranno regalare sia a questi bambini che alle loro famiglie una vita sana. Il regalo che vi facciamo da parte del Movimento 5 Stelle, buon Natale.